È laureato in scienze e tecnologie agrarie per il settore zootecnico ed iscritto all'albo dei dottori agronomi. Per diversi anni ha lavorato anche all'interno di importanti aziende specializzate nella ricerca di prodotti innovativi per l'alimentazione zootecnica e proprio nel 2011 ha fondato la sua società G&G Pet Food, che in qualche modo dà anche grandissimi consigli. Buongiorno al dottor Gianluca Gemo, ben trovato. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, siamo qui per parlare di nutraceutica, nome un po' complicato detto così, ma è una disciplina che studia su basi scientifiche i principi attivi contenuti nei cibi. Sì, sì, certo, proprio i componenti, i principi attivi degli alimenti che hanno un effetto positivo per la salute, diciamo prevenzione, trattamento anche di alcune patologie, sia per gli animali ma che anche per gli uomini, insomma. Certo. Diciamo che invece un po' di mangiare e curarsi è una disciplina che aiuta a curarsi mangiando, ecco. Sì, perfetto. Ha voluto mettere in qualche modo a frutto la sua esperienza nel campo dell'alimentazione animale anche per formulare e sviluppare prodotti specifici proprio per i nostri amici a quattro zampe. Sì, sì, noi abbiamo formulato degli oli, partendo quindi dall'olio di salmone, dall'olio di vino, dall'olio di vinacciolo, sono tutti oli quindi spremuti a freddo, che quindi mantengono proprio l'integrità e le caratteristiche degli acidi grassi polinsaturi, quindi degli omega 3, degli omega 6, non ultimo nel caso dei vinaccioli anche un'importante quota di antiossidanti e polifenoli, oggi sempre un po' più di moda anche nell'alimentazione umana, ma che hanno effettivamente un gran beneficio in tutte le situazioni di stress e quindi di stress ossidativo per ridurre la presenza di radicali liberi, insomma, certo, nell'organismo. Tutti questi cibi sono privi di additivi chimici, no? Realizzati solamente con ingredienti naturali che ovviamente andate a selezionare. Certo, certo, la selezione direi che facciamo è proprio quasi maniacale sulle materie prime e sugli additivi naturali proprio che utilizziamo ai fini proprio di migliorare il benessere e la salute degli animali. Cerchiamo quindi di intervenire anche in caso di problemi, di patologia, a supporto magari anche dell'intervento farmacologico. Questo spesso contribuisce e può risolvere magari anche in tempi più veloce quello che può essere una malattia o comunque aiutare a mantenere in uno stato di vita di salute l'animale per migliorargli proprio la capacità di benessere. Ecco. Certo, certo. Molto spesso abbiamo alcuni dubbi che ci assalgono se abbiamo degli amici a quattro zampe, che sia un cane o un gatto. Magari ci domandiamo, meglio dargli croccantini o l'umido? Non so se può darci qualche consiglio. Ma qui sul discorso di diete commerciali direi che dipende chiaramente dalla qualità del prodotto. Sì. Ci sono sia alimenti secchi, quindi croccantini di ottima qualità, come anche assolutamente umido. Dipende spesso anche da, sono comunque sì formulati che permettono di alimentare in maniera corretta anche sia il nostro amico a quattro zampe, sia il cane che il gatto, e anche abbastanza facili e veloci rispetto magari a diete familiari piuttosto che a diete barf, eccetera. L'importante è chiaro anche qui fare molta attenzione alle etichette, sì, presenti sugli alimenti, quindi in primis dovrebbe esserci sempre la presenza di carne, una quota importante, ma anche chiaramente di verdure e di carboidrati, quindi cercare di utilizzare degli alimenti che partino da carne fresca o comunque con quote importanti di presenza di carne, ecco, questo è fondamentale, e soprattutto poi chiaramente anche qui che ci sono proteine altamente digeribili, come peraltro anche i grassi.
Sì. Questo permette di mantenere in salute anche l'animale. Certo, ci sono diversi animali che magari sono un po' più intolleranti, no? Come succede per noi esseri umani, insomma, ci sono anche gli amici a quattro zampe che soffrono dello stesso problema e quindi magari molto spesso tendiamo a dare lo stesso alimento, no? E quindi sempre quello tutti i giorni. Lo sconsiglia? È sempre meglio variare? Allora, un po' come per noi, anche l'animale, il cane, il gatto, talvolta si stancano un po', no, dello stesso gusto, quindi è bene qualche volta anche variare un po' in maniera così evitare questo stato. Chiaramente dovremmo cercare di mantenere però se non ci sono problemi, ovviamente patologie, di mantenere le stesse caratteristiche dell'alimento, nel senso che se sto fornendogli del secco cerco di magari variare il gusto, ma della stessa marca, certo, o comunque di un prodotto simile, anche come caratteristiche. Perché si può benissimo, certo, variare anche tra secco, umido, piuttosto che tra secco, umido commerciale, diciamo, a quello familiare o altri tipi di diete, ma le transizioni vanno effettuate in modo graduale, con tutta una serie di accorgimenti. Sì. Ecco, il cambio repentino può portare a dei problemi a livello anche gastrointestinale, eccetera, e quindi va sempre fatto seguendo i consigli del veterinario e del nutrizionista. Certo, assolutamente. Allora io consiglio ai nostri ascoltatori, se avete delle domande particolari da fare, potete sempre contattare il dottor Gianluca Gemo, titolare di G&G Pet Food, e perché no, andate a curiosare anche il sito internet, perché potrebbe darvi dei consigli veramente molto utili. Adesso ho letto qualche articolo, dottore, e continuerò a farlo, dovesse servirvi. La ringrazio. Ringrazio veramente tanto il dottor Gianluca Gemo per essere stato con noi questa mattina qui su Radio Sound. Grazie e buona giornata. Altrettanto, grazie.